L'attuale chiesa di Sant'Antonio Abate venne costruita al di sopra di una preesistente chiesetta romanica del XV secolo. Sulla parete esterna destra, sono ancora visibili i resti dell'arcata romanica di un probabile pronao di tale edificio antecedente, e una targa posta all'esterno della parete, fatta affiggere alla base dal De Campli, colui che fece costruire il campanile nel 1414. Sede della Collegiata dei Canonici è diventata parrocchia negli anni 60 con decreto del vescovo di Pescara Penne Monsignor Antonio Iannucci. La chiesa di Sant'Antonio è a navata unica. Lungo i lati della chiesa si incontrano una serie di altari gentilizi. Sulla destra vediamo la pala della Santissima Trinità con una incoronazione della Madonna assunta in cielo. In alto è raffigurato il Dio Padre. Nel secondo altare possiamo ammirare la pala di Sant'Emidio e il panorama di Ascoli Piceno. Nella nicchia continua all'altare si vede la statua policroma della Madonna della Neve del 1593 realizzata da Troiano De Giptis, artista proveniente da Castel del Monte. La pala sopra l'altare raffigura San Giuseppe col bastone fiorito. Angeli e santi vescovi gli fanno corona. Opera del XVIII secolo. Dopo l'ingresso, a sinistra, ammiriamo il battistero, che custodiva la fonte battesimale, a forma di tempietto sormontato da cupole e bassorilievo del battesimo di Gesù. Realizzato in finto marmo incassato in una nicchia. Sul lato sinistro della chiesa, nel primo altare, vediamo la statua della Madonna Addolorata. In alto un vescovo che tiene in braccio il bambino. Ai lati, sono visibili i santi martiri e lo stemma della famiglia Martirani. Sotto la Madonna dei Sette Dolori vediamo la statua in legno del Cristo morto, di arte popolare. L'altare successivo, ovvero quello della Pentecoste, presenta una pala del XVIII secolo, attribuita a Pompeo Mausonio. Nella nicchia è collocata la statua in bronzo argentato di San Silvestro Papa, protettore della città. L'opera è di scuola napoletana, del XVIII secolo. Sempre a San Silvestro è dedicato il monumentale altare in stile barocco, il terzo a destra dall'ingresso. La tela è stata dipinta dall'artista pianellese Salvatore Di Rocco nel 1803. Nel dipinto vediamo il santo in abiti pontificali, ricevere l'omaggio dell'imperatore Costantino. Sullo sfondo è visibile la torre civica di Pianella e dei soldati che sventolano una bandiera con il vessillo crociato simbolo della vittoria. L'opera fu commissionata dalla famiglia De Felice. Al di sopra dell'arco di accesso alla cappella di Santa Ciriaca, troviamo una pala di notevoli dimensioni raffigurante la Madonna Immacolata tra Sant'Antonio Abate col bastone e San Giovanni da Capestrano. Opera del XVIII secolo. L'autore purtroppo è ignoto. Alla destra dell'abside si può osservare la pala della Maddalena, o Donna Peccatrice,
con Gesù in ginocchio che scrive, circondati dalla folla pronta alla lapidazione. In fondo alla navata si nota il coro ligneo. Mentre nella parte opposta, ovvero sopra il portone d'ingresso, l'organo a canne. Nell'Ottocento, dalle catacombe di Santa Priscilla a Roma, i resti di Santa Ciriaca Vergine e Martire furono traslate a Pianella. Oggi la santa è la compatrona di Pianella, insieme a San Pantaleone e San Silvestro Papa. Essa è visibile all'interno della cappella a lei dedicata, situata sulla sinistra prima dell'altare.